Io ve lo devo dire, io c'ho una fissa qui. Ah, davvero? C'ho una fissa qui che mi risponde qui. Il cuore, dov'è? Qua. Mi risponde dove c'è il cuore, che non mi ricordo mai da che parte è. Io voglio sentire la chitarra napoletana, per cortesia. Ah, è una fissazione proprio. Sì, proprio, mi ha preso adesso, così questa. Adesso te la faccio sentire, va, senti un po', senti un po'. Ecco qua. Non è proprio la chitarra, però insomma è qualcosa. Maestro, questo non è neanche una chitarra, non sono le napoletane. Negli anni 50 gli americani portarono un grande successo che fece il giro del mondo, una cosa bellissima. Il titolo era, forse la pronuncia non è giusta, Johnny Guitar. Che dice? Così, ci siamo, è buono. Questo è un beggio però. Sì, però un autore napoletano naturalmente fece la versione in dialetto napoletano. E invece di Johnny Guitar la chiamare Juan Ca Guitar, che sarebbe questo qui. Allora, faccio una presentazione americana. Ladies and gentlemen, Juan Ca Guitar. Simpatico, Giovanni. A sera coppe vica, ca chitarra scende per tu letto. Scusi, tiene la cravatta? L'ho detto io, tieni la cravatta gialla e la giacchetta che ha spaccato a re. Le scarpe, c'ha pure le scarpe, come ce le ha? E scarpa parcatelle, nuca sono fatta al sonda fusa. E la gente si volta, si volta la gente quando lo vede passare. E chi sa vota a ca, chi sa vota là, guardando le passare. Come si chiama questo qua? Come si chiama? Io chiamano Giovanni ca chitarra. Perché? Perché? Perché lo chiamano Giovanni ca chitarra? Perché sapeva cantare tutte le canzoni. È stato innamorato? È stato innamorato la figliola. Come è finita? Se n'è andata lei? Che l'ha lasciato miei scombinati. Ah. E poi è stato innamorato. Ci andrei di cantare me cuore per 500 fa l'americano si arrangia a fare un ghiaccio di chitarra. Come lo chiamano? Lo chiamano Giovanni ca chitarra. Perché? Perché? Perché sapeva cantare tutte le canzoni. E canto guardi tu, una voce e una chitarra, ma la femmina è zazza. E tocco ciucciariello, che fa scapricciatello, zazza vicino a me, marutella marutella. Io chiamano Giovanna, io chiamano Giovanna ca chitarra. Bravo, bravo, bravo. Lui è Giovanna ca chitarra. No, maestro, scusi. Bravo. Scusi maestro. Io volevo chiederle una cosa, venga da me, devo venga uscire. Da me, devo uscire un'altra volta e io volevo dirle una cosa.
chi è quello che ci sta abbassando il livello della trasmissione? Perché ho detto a mia madre che faceva una trasmissione di grande classe, cioè, lei non deve dialogare col pubblico, lei deve stare, lei è una star. È uno conosciuto, perché ha un viso conosciuto, conosciutissimo, il pubblico lo sa chi è. Scusi, padre. Io volevo sapere com'è il fatto di giocare con la chitarra, non sto facendo niente di male, ho anche dato i soldi per il ponte di Bagnasco. A pagare. Che devo fare? A parte... Poi c'era un signore che... qua. Che mi chiedevo, io voglio sapere come lo chiamano, che è quello che tiene la cravatta, ma perché lei mi chiedeva tutte queste cose, come lo chiamano, di che è quello che tiene la cravatta, come tiene le scarpe? O era lui come lo diceva a me e io lo dicevo al signor, al maestro Caratone. Voglio dire, ma se tutti quelli che fossero in teatro si mettessero a fare delle domande? Io sono stato invitato da Renato Cocosone, lui è stato invitato da me, poi a sua volta lui è invitato da quello dietro. Scusi, ma la signora al fondo chi l'ha invitata? La signora, l'ultima al fondo, chi l'ha invitata? È la signora che viene prima, quella del coso qui. Basta, senti. Poi siamo tutti invitati qua, lei è la signora Carosone. Carosone, lo sappiamo. La signora Carosone, l'anima di chissà quante canzoni, l'ispiratrice di chissà quante canzoni.